Jürgens. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Ecco qua, mi sono fatto tutta la presentazione in muto. Meno male che me l'hai fatta, che me l'hai detto qua. E allora, un saluto a tutti come sempre. Mi sa che e benvenuto caro Alfredo. Grazie per avermi fatto notare che ero in muto e quindi mo, la maggior parte della parte iniziale della live la vi farò un attimino adesso. E allora, vi do il benvenuto innanzitutto e sto portando una modifica alla struttura. In pratica sto mettendo ho creato una copertura qui perché quando piove di brutto. Onde evitare che mi faccia un bel bagnetto, allora ecco che subentra la copertura che al momento si può fare solo ed esclusivamente, ovviamente, montando insomma queste pareti. E allora, Frido, come stai? Innanzitutto, buon pomeriggio, ben ritrovato. Saying that I must do this mod because this modification to the structure because when it rains I need to have my head covered and so I build this cover here hoping that it should be very useful. Allora, qua l'abbiamo dipinto. Allora, so in the latest, in our last stream, I built this other barn where I placed inside the cows, and I enlarged the barn where there are the pigs. Too much pigs, and I have to build now the content, the food container, and I know that if you don't build a lot of those things, you will not able to let the pig survive. So you must build a lot of those things if you want to let growing up the pigs and let them stay alive. Stay alive, stay alive. Mamma mia. C'è un calo di fotogrammi assurdo qua. E io vi da freddo alla fine, poi ho scoperto anche perché mi sono schioppati tutti i maialini qua. In pratica avevo messo soltanto due mangiatoie. Ma la maggior parte di queste mangiatoie erano
Cioè, sono sempre stati questi maialozzi belli corpulenti e quindi quelli là un po' più piccolini non riuscivano a mangiare. E quindi mo mi tocca costruire qua le mangiatoie e dovrei, credo, di aver, dovrei aver trovato la soluzione. Allora, qua costruiamo un altro paio di mangiatoi, di abbeveratoi. Voilà, qua ne ho messe 6, ok. E quindi questo è. Allora, adesso però devo raccogliere la ciccia qua. E questi ovviamente mi sono schioppati perché che macello hanno combinato, visto? Queste non scendono da lassù. Ai ai ai. Oh, i cuoricini. Questa è salita là sopra e non scende più qua. Mi sono incastrato. Ai ai ai, mi sono incastrato di nuovo. Ne sono troppi. Allora facciamo così. Ecco qua. Per il momento. Mamma mia, che macello ci sta. Scusate il gioco di parole, ma qua. This is a mess here. And I have to do my best. I have to work hard today. Welcome again, everyone. Welcome to the stream. Thank you so much if you are watching this video. In live streaming, thank you so much if you are watching this video or you are here on Twitch. Qui però ho la vaga impressione che con il mezzo, con il camion non ci passo. Eh sì, devo alzare un'altra parete. Allora iniziamo a recuperare. Il materiale qua. Devo ricordarmi pure di andare a mungere le mucche qua. So today I have to do a lot of things. I must clean the big barn, and then I have to work near the cows. And I have to extract the milk from there. Questo mi sa che non ce la faccio, però. Can touch my face with your lips, touch my world, and we can live forever. E allora io direi di mettere un po' di musica in sottofondo. No, ma qua c'è ancora altro. Si è scordato questo. Questo è pieno. Vediamo se sopra ce n'è qualcuno vuoto. Questo è pieno. Ah, questo sono vuoti, ok. Ok,
allora dobbiamo fare per forza il giro. Sì, per quasi quasi prendo la scala esterna. Sai che devo fare anche l'ingresso laterale qua. I have to build a side entry here. An entrance on the side of this part of the structure. Je dois construire un entrée ici, latéral. Je pense que ça va, ça doit être une bonne chose. Et puis, je dois faire la structure un peu plus haute. Et quindi probabilmente ampliamo il balcone di Giulietta qua. Già sono le 6 qua, mamma mia, come passa il tempo. The time here runs fast. It runs fast. E le temps ici, il passe beaucoup vite. Très très vite fait. Mamma rogarmene, che c'è staccati. E allora iniziamo a liberare la parte interna qua. Mamma lo calma. Mi sa che si ingasta. Devo liberare questo trattorino da qua. È pieno, mamma mia, e qua c'è un lavoro incredibile da fare. Vediamo se riesco a spostare il trattorino qui. Maiolozzi, andate a dormire per piacere. Mi sa che mi tocca fare il lavoro in notturna, non so perché. I think that I have to work during the night time because the pigs in this moment they are very active and now I cannot work and do my best. Donc je vais commencer à travailler quand les cochons seront en train de dormir. Et naturellement, je pense que je pourrais avoir être en condition de faire mon travail de manière dans une bonne façon, j'espère. Mamma, regarde quanto lagga. C'è tanto roba, tanto lavoro da fare qua. Jeep, dove sei? La zappa storta? Mi raccomando, aiutatemi. Questa è rimasta ancora fermo dall'ultima volta che ho praticamente... Questo già si è riempito qua. Dai a dormire, ya. Ya, dove è cucca? Sono sincronizzato. Dove sei? Mica fatto, c'è miseria. No, vabbè. Credo di aver capito che non se ne parlo. Oh, questo si è mosso. Ok, pure questo è pieno, mamma mia.
Mi sa che devo comprare altre buste frigo qua. Stiamo tra poco, si addormentano. Non me ne devo andare. E mi sa proprio di sì. Ok, questa è l'ultima a disposizione. Allora, vediamo se riesco a muovere sto trattorino qua. Non ho capito perché questo... vabbè, ho capito quello che devo fare. Ah, no, aspetta. Niente, è rimasto... vabbè, allora... io direi di portare tutto in casa, di portare tutto a riparo qua, e sta si è messo. E tutti quanti qua vicino stanno. Ma era bella impresa uscire da qua. Ok, ci sono riuscito. Ecco un'altra cosa che i maiolozzi fanno e sono stare sempre nei pressi dell'uscita. So I was a little bit smiling because I was seeing that the pigs are always next to the door, and maybe they want to be free. Maybe I will do an upgrade or enlarging the range here in home around their stable. Alors j'ai vu que les cochons ils étaient tous pratiquement très proches de la sortie. Et je disais que peut-être ils ont besoin de la liberté, et donc je pense que je vais grandir un peu la partie extérieure. Et alors, oggi mi sa, ah non, aspetta, queste cose le vado a vedere. Allora, questo me lo vado a vendere. Now I go sell the pig meat fresh, and I will do other things, earning extra money. Ovvero la casa così potrebbe fare. Wow, bella. Che idea mi è venuta. Giovedì tornerà il grande presidentissimo La Zappa Storta online, quindi mi raccomando, passate nel suo canale. Allora, la caiata c'era uno solo. Vediamo un po'. Ok, dicevo che ritornerà a streamare anche il mitico La Zappa Storta giovedì sera, quindi vi invito a seguire anche voi la sua live, oltre agli amici streamer tutti quanti. Vi ho promesso che avrei fatto una lista nella home, nelle informazioni del canale. Al momento purtroppo, non avendo avuto il tempo, non ho potuto
fare questa cosa, ma sarà mia cura rifarla. Allora, qua ne prenderei 6. Ok. Ovviamente nell'ultima live che abbiamo visto, abbiamo guardato, effettivamente, se qualcuno di voi ha notato, il recinto intorno alla stalla delle mucche, ma soprattutto anche la posizione della stalla non era più la stessa. Ed effettivamente, quando ho terminato la live, mi sono reso conto che la disposizione non era proprio il massimo, e poi il recinto dei maiali presentava alcune criticità, e quindi ho dovuto modificare un po' tutto l'assetto. So if you remember in our last live streaming, the barn of the cow was in a different position, and I changed the position because there were a big problem, and it was that the pigs they didn't were they didn't were so in a so large space, and then that and they were always blocking each other's, and so I changed the position. Alors, comme j'étais en train de dire, j'ai changé la position de la stable des vaches, et j'ai changé l'angulation, et j'ai étouffé parce que j'avais remarqué que les cochons, mais surtout le problème c'était pour les cochons, j'avais remarqué qu'ils étaient en train de se bloquer les uns avec les autres, et donc j'ai dû modifier la disposition des stables. Et maintenant ils se bloquent quand même, mais un peu plus moins. Voilà. Ah, qui ovviamente l'autonomous. Allora, dall'altra parte, sì. E quindi dicevo che magari in futuro rivedrò la parte esterna. Mamma mia, ragazzi, c'è un frame dropping qui che è incredibile. Iniziamo. Quello è rimasto praticamente e sono anche cresciuti i maialozzi qua. Liberiamo il centro della
la stalla qua, perché questi non so perché ma si incastra. Diciamo che trovano anche un po' di ostacoli, anche i piccoli ostacoli li bloccano giustamente, e quindi loro si bloccano e io blocco insieme a loro. Maialozzi, piccolozzi. Man mano che inizieremo a liberare l'area, poi ovviamente inizieranno anche a muoversi in maniera un po' più libera. Che ha fatto questo? Bloccato. Circolare, circolare. Circolare, si occhiule, si occhiule. Allì, allì. Senti come mangiano, qua mi devo andare a controllare un'altra volta. Oh, è questo che ci fa qua fuori? Un'accia miseria, ma da dove è passato questo? Ai ai ai, dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Allora sta nell'altra? Vabbè dai, mi sa che sta in casa, sta, e ho capito dove è uscita. Beh, nel dubbio facciamo così, guarda, vai Lozzo, vieni dai, facciamo due passettini, vediamo se riesco a farlo rientrare da questa parte. Oh dai, su su su, se mi esce il piccolino qua, vediamo un po', questo appena apre sto cancello, si infila fuori, dove sta? Vieni, dai, no, no, entra, 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 entra. Mannaggia miseria, niente, vabbè, vieni qua, qui. Poi si è accosciato qua, si è messo in bello comodo qua. Dai, dopo. Resta un po' qui. Nel frattempo andiamo a riempire. Ah, giusto. Si era svuotato, ma appena in tempo. Ok, mamma mia, quanti ce ne stanno? No, sai, questo deve essere assolutamente modificato, lo steccato qua, qui si stanno uno addosso a un altro, deve avere più spazio per muoversi assolutamente. So I think that I will let a bigger range around the big stable. I will enlarge
and let them to be free to go around for a few feet or meters. Alors je vais en grandir là à l'extérieur ici. Je vais essayer de faire tenir au cochon un peu plus de place pour se bouger. Parce que maintenant je vois qu'ils sont pratiquement l'un avec l'autre. Je redoute. Dobbiamo liberare quest'anno. Si se ne mangia due qua, mamma mia, come lag questo gioco. I'm sorry about the low frame rate, but in this moment and in this part of this map there are a lot of peaks and it froze a little bit, like in the position where there are the chickens. Mamma mia, quando bagna sti uccellucci. Guaglioni, permesso, scusate guaglio, non mi dite niente, ma voi capite che vi siete messi proprio, vi siete incastrati. È incredibile quanto mangiano. E sicuramente c'è un buon guadagno, questo è sicuro, però diciamo che quello che si spende in cibo giornalmente è parecchio. Oppla, scusate, permesso. Non ho capito perché questi quasi in casa. Io non vorrei demolire l'entrata, però diciamo che guarda come magna l'acqua, ci sta 21, sì. Mamma mia, quanti ce ne stanno. Arrivato a questo punto mi conviene assolutamente andare a vendere anche questa parte qua, perché veramente ce n'è tanta. Sono altri bei soldini, però tanta fatica, ragazzi, tanta fatica. Qui liberiamo un po' qua, altrimenti questi si incastrano e non si muovono più. Ecco, per esempio, è come se avessero una specie di connessione con gli oggetti a terra. Ok, allora
È iniziato pure a piovere qua. Oh mamma mia. Ok, iniziamo a posizionarli per bene. Ok, vediamo un po'. Scusate. Ok, allora continuiamo qua e quindi andremo a vendere al momento la carne per liberare spazio. Qui all'interno della stalla e poi ovviamente per acquistare altra attrezzatura. Ok. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Yeah. Qui. Ok, cerchiamo di metterle un po' ordinate. Beh, queste possiamo anche posizionarle da terra. Ecco qua. Mamma mia, come frizza. Ecco da dove. Ah, ora ho visto. Ora ho visto. Ma questi trogloti non vanno bene qua. Ora ho visto da dove sono usciti, no? No, sei incastrato. Ok, vediamo se riusciamo ad uscire rapidamente qua. Incastrato? Ti sei incastrato? Qui facciamo i G. Sono 17:32. Quindi questi non vanno bene là in mezzo. Allora facciamo così, dai, ma li metto qua. A casa, dai. Ah, ma questo è quello là che stava sulla macchina. Non c'è più quello. No, sta là, sta. Guarda chi sta. Ma che ci fanno sti maialini qua? C'è miseria. Ma dove? Ma che ci vanno queste qua? Scia miseria. Vieni, ah. Ma tu guarda una poca. Vai, i maialini seguono la mamma, ok, allora ma quasi quasi. Ma che guai sti maialini, c'è miseria, ma c'è, da dove sono usciti? Vabbè, questi qua, si trovano di qua.
Ma questi non si addormentano mai, sai? Ma non è dormire. Guarda come stanno pronta. Oppla. Ma ah, questa è la. Oh. Ma questo è qua, ma com'è che. Sì, ma qua piove, eh. I piccioli là dove stanno? Stanno all'asta. No, non mi è chiara sta cosa. Vabbè, io direi di fare una cosa. Eh sì. Dov'è che l'ho messo, mo? Qua sopra, forse. Questi quando è che vanno a dormire? Manco qua sta. Oh, vediamo se riesco a farli entrare. Beh, questa mais stanno sempre vicino a cancello qua. Vediamo un po'. Dai, rientrate. Ok, almeno questo siamo riusciti a farle rientrare. Poi c'è rimasto questo qua. E io non riesco a trovare. Allora facciamo così. Il green gas. Dai, vieni. Dove l'ho messo? Mamma mia, che magia. Qualcosa di assurdo. Andiamo a dormire qua. E non ho capito. Ma storchi dove l'ho messo. Riuscite a trovare da nessuna parte. Eccolo qua. È un macello. Entra, entra, dai. Quello è dall'altro, non ho capito che devo lasciarlo. Devo metterle lontano da. Eh sì, devo buttarle in mezzo alla. Al niente, ok. Vabbè, andiamo a cercare quello che ci serve qua. Devo mettere la cenere della stalla. Se riesco a trovare l'attrezzo che mi serve. Mamma carne, che lag. Non c'è, non c'è più. Poi quando non mi serve. Vabbè, significa che
Adesso lo andiamo a recuperare. E due. Andiamo subito al ristorante. E andiamo a vendere. Mamma mia, in quel punto che non si capisce niente. Non trovo l'attrezzo che mi serve, questo lag. La ripartition, questa macchina è come i gatti, cade sempre a quattro zampe. Dove sta? Appoggiamo qua, iniziamo a vendere 6.000 dollari. Andiamo subito ad acquistare l'attrezzo che mi serve. Scusate un attimo, ma devo ridurre un po'. Non so perché soffre, l'hardware soffre. Leggermente meglio. E allora vediamo se sta qua. Eccolo qua. Che altro devo prendere? Niente per il momento, va bene così. Ovviamente prima di avviare il gioco ho notato che c'era e subito ho riscontrato un problema, quindi non so se tutto questo lag sia dovuto a un eventuale aggiornamento di server. Mi chiedo ancora scusa per la qualità pessima. I apologize for the worst quality of this live streaming. I don't know what's up in this moment. Ecco qua. Allora, questo purtroppo devo farlo, allora, mo stessa cosa. Con quell'altro sulla macchina e devo cambiare la disposizione. Devo cambiare la disposizione dei tropodi.
da mettere al centro. Adesso che ho capito da dove diciamo così si allontanano. Ma allora andiamo a recuperare la restante parte. Mamma mia come lagga, voglio metterlo proprio al minimo, basso. Allora facciamo così, come si fa? Allora ritorniamo un po' qua. Allora, mamma mia, è un macello. 17 fotogrammi. Oppa. Allora cominciamo a fare così. Vi chiedo ancora scusa, è arrivato a sto punto, mi sa che devo per forza ridurre un po' il numero qua, perché ce ne sono troppi, ormai ce ne sono tanti, e quindi devo ridurre notevolmente di numero, anche perché ci sono molti di questi qua che sono talmente grossi che si mangiano tutto l'ora. Quindi sarà una lunga Dobbiamo iniziare un pochettino, non per forza così. Usiamo l'assorditore, dobbiamo ridurre il numero. Qui. Mamma mia, quante ce ne stanno. Sono veramente tantissimi. Guarda dove andà, guarda chi là. Purtroppo bisogna per forza fare così, ce ne sono veramente tantissimi.
sì, purtroppo ce ne sono veramente tantissimi qua. E sono diventate anche ingestibili. Questa no. Questa è enorme, questa è grande. Qui resta un altro. Ah sì, beh, ormai tu stai qua sopra. Ah, poi ne sta ancora questo, ovviamente. E oggi. Ah, e qua c'è ancora i sacchi di mangime, quindi figurati. Allora, vediamo un po'. Lasciamo quelli un po' più piccolini qua, perché queste sono enormi, queste. Fammi recuperare questo. Ci sarà veramente tanto, tanto, tanto da recuperare qua. Ce ne sarà per un mese, come minimo. Mamma Karma, quando ce ne stanno? Là, c'è molto 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 da fare, quindi le mangiatoie evitate di metterle possibilmente vicino allo steccato. Se potete, cercate di metterle nella parte centrale della stalla. So if you have to build the food containers, you must build them in the middle of the barn. If it is possible, or the pigs will escape from the range. Ok, direi di fare una cosa, da questo punto. Ne avremo un bel po'. Questo lasciamo. Allora, qua c'è. Eccolo dove stavo, guarda dove stavo. Ne avremo veramente per un bel po'.
Allora, ce n'è ancora un altro qua. Troppo grande questo, enorme. Sicuramente muccio, ma proprio a stessa, qua ci sarà un bel po'. Ho sentito la gallina che si lamentava di là. Qua devo anche fare i lavori qua dentro. Devo fare i lavori qua. Vieni un po' più al centro qua, se ti riesci. No, questa no. Vediamo un po'. Ce n'è ancora. I have to work hard a lot. Ho la vaga impressione che qua. Questi qui, infatti, i fotogrammi si stanno leggermente alzando, quindi il problema. Leggermente. Un sacco, mamma mia, spazio veramente poco. I have not enough space. E allora c'è un macello, nel senso proprio che non si capisce niente, non si capisce. Quelli più piccolini li lasciamo, questi qua che sono già più grandicelli. C'è un macello e un macello, come si dice in gergo, è problematico perché
Guarda che volo mi ha fatto fare. Ha fatto fare un volo incredibile. Lavoro per un bel po' di tempo qua. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti voi che mi state seguendo dall'inizio di questa live e approfitto anche per ringraziare tutti quanti voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch e sul mio canale YouTube. Se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati fino al 70%, nella descrizione del video troverete un link dove appunto potrete acquistare questo gioco o altri giochi scontati fino al 70% e soprattutto in multipiattaforma, quindi non solo per PC ma anche per PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera. Sembra strano, vieni qua. Questo è enorme. Questi qua sono abbastanza grossi. Ah, fammi. Fammi fare sta cosa qua e quindi trovoli metterò a centro della stalla. Beh sì, altrimenti mi scappano. Scavalcano la recinzione e poi me li trovo in giro. Non questo, ma tu. Chiedo ancora scusa a tutti quanti voi che state guardando questo video, ma al momento ho notato un grande deficit del mio hardware, quindi I apologize if you are watching a frame rate, low frame rate, but my hardware is not capable to have not the capacity to and the big power to for streaming at and for any games doing the streaming and playing at the same time. Alors je disais que je m'excuse avec vous si la qualité de ces vidéos c'est direct elle n'est pas n'est pas assez bon, mais j'ai remarqué des ralentissements sur mon hardware. Ma questo lo lascio qua. Ah, sono i 20 e qua io devo andare.
Devo andare a dormire. O però non male. Devo trovare un sistema per fare qualcosa di non particolarmente piatto sulla struttura che va a coprire e allora vediamo un po'. Devo riempire. L'acqua, ovviamente. Riempiamo pure l'acqua. Mi abbeverato voi qua. Mamma mia. È proprio qua che soffro. Allora, vediamo un poco. Burper. Ah sì, iniziamo a raccogliere un po' di cose qua, altrimenti queste si ingastano. Si ingastano continuamente. Iniziamo a liberare quest'area qua. Anzi, direi di liberare la porta qua, l'ingresso. Liberiamo l'ingresso. The entrance. Liberiamo l'ingresso. Vai, vai, porcelluccio. Porcelluccio, yeah, onda. Yeah. Porcelluccio. Bello, aiuto. Porcelluccio. E sabamagna. Ok, quindi abbiamo imparato anche una cosa. Le mangiatoie non vanno messe vicino agli steccati perché ovviamente i maialozzi si vanno a fare il giretto e quindi scappano. Tieni capillo ricci ricci, oggi è brigante solo un bacio, ogni figliolo s'appiccia se lo vedi passare. Casi caretta a mocca, la mano rinda sacca, e se no smaciano tutta città. O sarracina, o maialina, e nuaio. E Mariolino, Mariolino, Mariocello, nananananananano, come se lo diamma, Mariolino, Mariolino, nananam, Mariolino, il bambolotto che è un prodotto poggi poggi, giocattoli d'oggi, pamparaparapapamparaparampo, Tony Tamaro. Il gran maestro. E allora cominciamo a liberare la via centrale qua. È proprio un allentamento di fotogrammi incredibile.
Incredibile, un po' pacca. Diciamo che leggermente più leggermente. Si è alleggerito un pochettino e abbiamo capito la motivazione e abbiamo anche capito dove vanno posizionati gli abbeveratoi e le mangiatoie. Voilà. Mi fa 3 play cambiava uscita ma catana 500 seconda mano non pari più lungo mi seguono 850 catanica c'è 30 giorno scelta da 21 paparapara paraparapara paparapara. E sono un po' candelino oggi, non so perché. Senti, sta arrivando una tempesta, anzi è arrivata già una tempesta. Hop back. Hop back. Wunderbar, wunderbar. Das ist wunderbar, ja? Allora, qua liberiamo questa via generale qua che va tutto il bagnatore andrà piazzato qua in mezzo. Sta pure piovendo. Fiorello, fiorello, fiorello. Che si sta a posto. Facci la miseria. Sta schierando un bestia. Dov'è che l'ho lasciato? Di là. Qui. Ma non li trovo più. Com'è possibile? Qui. Io l'avevo portato. Eccolo qua. Una quota 50 qualche delica scelta letto giorno dobbiamo fare per forza così. Stava arrivando una tempesta incredibile. Che delle cascette del dogione. Le cascette. Nostra cascette. Pure Barry White. Le cascette. Mamma mia. C'è una tempesta incredibile. Avevo in mente di fare un'altra cosa oggi, però mi sono reso conto che c'era la necessità di ridurre un pochettino il numero dei maialozzi.
li devo ridurre proprio parecchi. Ci sarà veramente da lavorare tanto qua. Un po' devo ridurre un po' di numero qua, perché non ce la facciamo più. Abbastanza macchinoso oggi. Va ridotto al minimo il numero. Per darvi il benvenuto nel canale, a voi che state guardando questo video in diretta e a voi che lo state guardando in replica su Twitch. Quello a cui state assistendo in questo momento, diciamo, non proprio per questo gioco, ecco, è il soft gaming, che vuole essere una forma molto più rilassante del gameplay, ovvero di coloro che portano online un gioco e magari in maniera un po' diversa. Sto cercando di portarla in maniera un po' particolare per far sì che, insomma, vi sentiate rilassati durante le dirette. E praticamente il genere che sto cercando di inventare si chiama soft gaming, e lo scopo di questo tipo di gioco e format è quello di far sì che voi vi sentiate rilassati durante la visione di un contenuto, che essa sia un video qui su Twitch oppure sul canale YouTube. E mi auguro che questo modo diverso di fare streaming sia di vostro gradimento, e se vi piace fatemelo sapere lasciando un commento o semplicemente iscrivendovi al canale, lasciando un bel follow al canale. E quindi in questo momento sto cercando di ridurre il numero dei maialozzi, perché mi sono trovato in una situazione in cui praticamente erano in sovrannumero e non riuscivano a sopravvivere in primis, e poi perché al momento sto riscontrando un bel po' di lag in quest'area dovuta a una massiccia presenza di maialozzi qua, e quindi
già di suo il gioco è un po' pesante. So everyone, hi everyone, welcome to the stream, welcome to this experimental format called soft gaming, and I hope you will enjoy this new kind of making streaming or making and producing video contents. The goal of this new format is letting the viewers feeling relaxed. I hope you will enjoy this kind of making videos and contents, and please let me know if you are loving it, following the channel. Thank you so much again. Hello, Judo. Je vous donne le bienvenue dans le canal. Merci pour être arrêté à regarder ce vidéo ou cette direct. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, c'est la création d'un nouveau format qui s'appelle le soft gaming. Et le but du soft gaming, c'est faire sentir relaxé le spectateur. Soit que vous regardez la vidéo ici en direct, et soit que vous la regardez en réplique sur Twitch et bien sûr sur mon canal YouTube. J'espère que vous allez bien aimer ce nouveau genre de faire et créer des contenus ici sur le web. Et si vous êtes bien en train de l'aimer, faites-moi le savoir. En laissant un follow au canal, en suivant le canal. Merci beaucoup. E allora mi sembra di aver lasciato solo quelli là un po' più piccoli. Questi altri due qua mi sa che ok. E questo e quindi avevo previsto di fare un'altra cosa, ma in realtà mi sono trovato a dover gestire un po' questa situazione abbastanza critica. Ok, dai, tutto sommato con un po' di difficoltà siamo riusciti ad ottenere un buon risultato. Ok, direi che va più che bene così. Abbiamo fatto più del dovuto. Allora riempiamo le mangiatoie. Ok, questi non stanno bene qua, devo riposizionare tutto. Quindi devo liberare la parte centrale qua. Oddio, la parte interna qua si potrebbe anche tenere in realtà. E poi ci andiamo pure ad occupare un po' delle mucche qua. E un bel po' di tempo che non le mucche. Non vengo nemmeno a sistemare un po' la stalla, infatti. Poi devo finire di sistemare la sta stalletta qua. Allora, cominciamo con la mungitura. Dove li ho messi i secchi? Stanno qua. Eccoci qua. Scusi, me caro. Quella Dreamer, buonasera, scusami se ti ho letto solo ora, ma ero veramente
impegnatissimo qua. Sto cercando di risolvere un grande problema. Allora, questo gioco si chiama Ranch Simulator. In pratica, gestisci un ranch e quindi hai un po' di attività. C'è scritto anche nella descrizione, scusami. E il ranch in pratica, diciamo che qui puoi cacciare, puoi allevare animali tipo le mucche, i maiali, i maialozzi anzi porcellucci, le galline, queste cose qua. E può diventare anche un gioco abbastanza complesso, sì, giocato in maniera competitiva. Ovviamente può sembrare banale, ma diciamo che tutto sommato è abbastanza complessino da giocare. E nell'ultimo periodo mi sono particolarmente appassionato a questo gioco. Allora, io direi di cominciare la produzione di formaggio. Allora, abbiamo detto muffabli. Ok. Ok, prendiamo altre buste qua. Devo liberare una latta perché devo assolutamente. Oh, qua mi sono andato pure i pulcini. Devo andare a mettere di là. Allora, facciamo così nel frattempo. Pigliamo le forme qua. Mi appoggiamo un attimo qua sopra. Ci sei ancora, dottor? Ecco qua. Ho dovuto fare un bel po' di straordinario oggi perché ho dovuto aumentare un po' lo spazio nella stalla dove c'erano i maialozzi, perché a parte che già normalmente il gioco mi va un po' in sofferenza, e poi perché diciamo che richiedeva un bel po' di carico sulla GPU e quindi mi ha un po' messo in crisi il sistema fra il programma per fare lo streaming e altro. Ho trovato un po' di difficoltà. Ok, questa è l'ultima mucca da mungere, quindi una volta munta questa. Oppala, scusate, non so perché, oggi. 28, forse giusto, giusto. 35, sì. 42, perfetto. Preciso, preciso. E ho visto muove pure. Ok, ho capito. Usciamo di qua. Sono le 19 e 20 nel gioco. E praticamente si può dire che ho passato tutta la giornata nella stalla insieme ai maialozzi. Allora, però, no, ma qua ci mancano le luci. Allora, le barre di acciaio stanno qua fuori. Mettiamo un altro neon qua, che effettivamente mi pare che stiamo al lume di candela qua.
Allora, dobbiamo metterlo qua. Ok. Perfetto, già va meglio. Decisamente meglio. Ok. Quindi devo fare altre due forme qua. Dopo queste qua. La posata, ok, questa la posata. Quindi è 14, direi di andare a dormire. Guarda, non so se... Allora, è un po' più simulativo questo, per cui sicuramente alcune cose possono risultare forti, questo è sicuro. Però diciamo che sono cose che nemmeno farei, ovviamente. Allora, qua... No, mo devo togliere. A proposito, devo guardare. Ok. Adesso creiamo un po' di... Un po' di... Formaggio a muffa bianca. Quindi, questo non fa bianco, quindi mettiamo, ovviamente mi sono scordato di liberare l'armadietto. Ci sei ancora? Dotto Merro 85. Mancano altre 3, ok.
quindi ci restano solo due forme e abbiamo praticamente questa è vuota. Gli ultimi due qua facciamo, aspetta, vediamo di fare una cosa, no? Dopo devo andare a vendere pure le salsicce, però questo devo fare la prossima volta. Questa era l'ultima. Andiamo a vendere questo e poi vediamo un po' quello che riusciamo a recuperare. Dopodiché abbiamo quasi finito qua. Andiamo a vendere questo contenuto. Dobbiamo prendere altre borse frigo quando ne serve. Altre sei borse frigo dobbiamo acquistare, ok. Oppla, poi ci ripartiamo. Ripartition. Lo sapevo. No, ci siamo anche rimessi a posto. Ma con Baruzzo. Andiamo al ristorante. Anzi, al ristorante. Salsiccia di maiale, quanto ci pagano? 6.000, ok.
sblocca del moltiplicatore a 1,8. Allora andiamo a recuperare altre 6 borse frigo qua. Allora, altre 6 borse frigo. Contenitore termico. 6, perfetto. Ok. Sono giusto quella che ci serve. E adesso ritorniamo a casa e poi terminiamo la live per oggi. Io ovviamente vi ringrazio anticipatamente per avermi fatto compagnia durante questa diretta e ringrazio tutti quanti voi che in questo momento state guardando questo video in replica qui su Twitch e anche se su YouTube. Per voi che state guardando questo video su Twitch in replica, al termine di questo video non abbandonate il canale, perché poi continua la programmazione del canale, le repliche appunto del canale. E quindi ovviamente, se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati, nella descrizione del video, sia qui su Twitch che su YouTube, troverete diversi link, fra cui appunto quello che vi permetterà di acquistare giochi multipiattaforma scontati fino al 70%. Poi troverete i miei canali, i link dei miei canali social, che sono appunto YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. L'appuntamento per quanto riguarda Ranch Simulator è per mercoledì prossimo, e mentre invece il video sarà disponibile su YouTube venerdì a mezzogiorno. Ancora una volta io vi ringrazio e adesso passerò ai saluti in lingua inglese. So I want to say thank you so much everyone for watching this live streaming. I hope you enjoyed this new kind of making and creating contents. If you are interested to buy this game or other games discounted with the lower prices up to less 70%, you will find a few links in the description of the video here on Twitch and YouTube as well. You will find another 4 links that are my social media channels links, that are YouTube, Facebook, and Twitch. Thank you so much. Now I will say thank you and say goodbye to my French friends, and then I will see you next time in Neapolitan language. Et alors, merci beaucoup. Sorry, I was forgetting that you can watch this video on rerun
here on Twitch, and if you are watching this video on rerun, please don't leave the channel. You will watch the other the continuation of the programmation of the channel. Thank you so much, and you will watch this video on Friday on YouTube. Thank you so much. Sorry about my not very strong speaking today. Et alors, merci à tous pour votre compagnie. Le rendez-vous avec Ratch Simulator, c'est pour mercredi prochain. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, CIR 10. Oui, grazie Fernbus, grazie mille. Sto quasi per terminare la live qua, poi più tardi passo il tempo. Stavo salutando un attimino gli amici in lingua francese. Et alors je vous dis, pardonnez-moi l'interruption, je veux dire merci à l'ami Fembus pour les bits, pour le soutien au canal. Et alors, donc je dis que vous pouvez regarder cette vidéo en réplique vendredi midi. Notre rendez-vous pour la semaine prochaine, c'est toujours pour mercredi. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à priori, vous allez trouver dans la description des vidéos des liens qui sont le lien pour acheter le jeu, multiplateforme, et puis vous allez trouver aussi 4 liens qui sont mes canaux social media, YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Voilà, merci beaucoup. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, restez synchronisé, restez dans le canal, à suivre la programmation du canal. Merci beaucoup, merci. Et alors, voyons. Pour aujourd'hui, cette directe est terminée. E allora, stavo dicendo, scusate ma se è disconnesso, allora, quindi l'appuntamento è per settimana prossima, post video, ho potuto guardare un po' YouTube, Viernari. Se voi siete interessati a qualche tastico qua di qualche scontato fino a 75, andate in descrizione del video, trovate il link, e poi trovate pure i canali social miei che sono YouTube, Facebook e Instagram. Quindi se state guardando studi in replica, non veniate perché mo continua la programmazione lo canale. Quindi, grazie ancora a tutto quanto. Thank you so much everyone. Merci beaucoup. Grazie mille a tutti e state buona.